Ciao, cari follower, un altro terremoto ha colpito l'Italia lunedì notte, 3 luglio 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci e motivarci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale per ricevere tutte le novità. Se la terra ha tremato poco fa nel sud Italia, precisamente nell'isola di Sicilia, e questo è intorno alle 21:22 di oggi, lunedì. E secondo il Centro Europeo per il Monitoraggio Sismologico, l'epicentro della scossa è stato localizzato a 93 km da Palermo e ad una profondità di 10 km dalla superficie terrestre, e secondo la stessa fonte, l'intensità della scossa era di circa 2,5 gradi della scala Richter, e fortunatamente, questo terremoto ha colpito nel mezzo del Tirreno Mare, a circa 100 mm dal nord della Sicilia. Altrimenti la scossa sarebbe stata più potente e più violenta. Anche se la scossa era lontana e in mezzo alla Luna, ha raggiunto i 2,5 gradi della scala Richter, e come ho detto, se la scossa fosse stata un po' più vicina alla costa, oppure se avesse colpito la terraferma, avrebbe causato una catastrofe, e fortunatamente la scossa è stata molto attenuata perché ha colpito in mare, e questo terremoto non ha causato perdite e nessun altro importante novità di cui vi informeremo in seguito e, infine, che possiate essere in buona salute.